dicembre del 1831 nasceva l'uomo della mia terra, quell'uomo che scrisse così: chi è abbandonato o vilipeso da chi meno se lo aspetta sarà protetto da Dio. Saper soffrire senza lamentarsi, divertirsi senza dissiparsi, mortificarsi senza esternarlo, è una grande scienza, ma la razza è... quel che sei, fra poco non lo sarai, figlia tutto è vanità. Oh amore, tu sei fuoco, fiamma, incendio, accendimi, rapiscimi, bruciami, consumami. Gesù mio, infiamma il mio cuore, Gesù mio, d'amore per te. In quel febbraio un immenso e silenzioso corteo salutava l'uomo della mia terra, quell'uomo che scrisse così: non è già solo col parlare ed ascoltare il linguaggio della perfezione che si diventa perfetti. Grande punto consiste in parlare poco ed operare molto, senza darsi pensiero di essere veduti dagli altri. Per essere di Dio non è necessario avere grandi talenti, basta un cuore ed amare. Accendimi, rapiscimi, bruciami, consumami. Gesù mio, infiamma il mio cuore, Gesù mio, d'amore. Il 7 ottobre dell'anno 2001, beato è l'uomo della mia terra, quell'uomo che scrisse così: per essere di Dio non è necessario l'avere grandi talenti, basta un cuore ed amare. Fiamma, incendio, accendimi, rapiscimi, bruciami, consumami. Gesù mio, infiamma il mio cuore, Gesù mio, d'amore per te.
fin dalla faccia un mezzo e nel solco del mio cuore hai fatto cadere semi di dolore, mi ha chiesto gli affetti più cari, te li ho donati e piangendo ho pregato, hai voluto che il mio sogno si frantumasse per non sentire i clamori di chi mi voleva capofamiglia. Fui costretto a lasciare il noviziato dei gesuiti. Quanta nostalgia e amarezza, china il capo e pregai. Magnifica. Tra lotte e insistenze